Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere ci troviamo con Gran Turismo 7 con il nuovo aggiornamento. Nuove auto, nuove piste, nuove cose. Ma sapete qual è la cosa più bella? È che di tutto questo allo stato attuale non me ne frega assolutissimamente niente. Perché oggi abbiamo una chicca che mi è costata mezzo stipendio, pure di un po' di più in realtà. Non me l'ha mandato Sony, l'ho acquistato io, ci tenevo a precisarlo. Sto parlando naturalmente del PlayStation VR 2. Praticamente il sacro graal del VR su console. Io ancora non l'ho provato, ho fatto giustamente i settaggi lì con i controller che naturalmente non utilizzerò, perché io questo qua ho deciso di comprarlo, almeno per ora, sicuramente proveremo anche altro, solo per i giochi di guida. In questo caso siamo su console, abbiamo solo Gran Turismo 7. Adesso lo indosserò, naturalmente devo regolare le lenti, devo vedere bene tutto, devo stringere anche qui dietro il pulsante. Questo qui comunque è il VR, non so quanto si vedrà dalla webcam, comunque è abbastanza figo, è veramente veramente bello. Adesso lo indosso con i dovuti tagli e così saremo già tutti pronti. Ragazzi, spero di non rimanere deluso perché cazzo 600 euro mi è costato sto coso, eh. Ok, il visore è stato regolato. Mi vado a inserire naturalmente gli auricolari, se trovo i buchi. Ok. E sì, probabilmente parlerò a voce un po' più alta perché gli auricolari ti vanno a tappare completamente. Il cambio ce l'abbiamo, andiamo in mappa del mondo. Come ho già detto ragazzi, vabbè inutile che guardo la webcam tanto, non mi interessa nulla, aggiornamenti. Io voglio vedere com'è il VR. Così per ora vedo uno schermo piatto, diciamo, come se fossi diciamo al cinema. Io direi che possiamo andare in Europa con un bel Nürburgring. Cosa ne dite? Un bel tracciato turistico. Dove era qua? Prova tempo. Tracciato turistico e no, per ora lascia perdere la pioggia, metti mezzogiorno. La macchina ce la fa scegliere sempre dopo, non ho mai capito il motivo. Cambia auto. E non so, proviamo ad andare con una Ferrari. Allora, facciamo così, per ora andiamo con un'auto con il cambio sequenziale al volante, tipo un F 430, non sarebbe male. Cavo sistemato rigorosamente dietro. Che poi, ok, sì, ha un cavo comunque il VR, ma almeno finché giochi qui io non sento nessun fastidio. Sì, naturalmente mi dice che sono uscito fuori dalla schermata. E possiamo entrare in guida, dai, senza... Mamma mia. Oddio, sto per sboccare. Oddio, ragazzi. Ma... No, no, aspetta, aspetta. Oddio, sto sboccando. Calmo, calmo un attimo. Signori, sono dentro un F430. Sembra veramente di avere le mani sul volante, raga, ve lo giuro. Vediamo, aspetta, aspetta, allora. Su GT Sport, io il primo VR non l'ho mai provato. Quando ti avvicinavi tipo alle cose, tipo sparivano, no? Ok, sì, adesso ho colpito il volante. Ma, cioè, non puoi mettere fuori la testa fuori dal finestrino, perché diventa nero lo schermo. Minchia raga, sono veramente dentro un F430 comunque. Qui ho il freno a mano, cioè, ok, non lo posso toccare perché naturalmente le mani ce le ho sul volante. Però hai più o meno l'idea, tipo la spallina della macchina qui, no? Naturalmente sento vuoto, però è come se la mano fosse lì. Posso vedere gli specchietti. Specchietto retrovisore. Cioè raga, sono veramente dentro una macchina, sono... Io non ci posso credere, non ci posso credere. Aspetta, piano, piano. E stavo sboccando prima. Andiamo, allora, con calma, vediamo un po'. Non ci posso credere. Andiamo con calma per ora, che tra l'altro ho appena finito di mangiare. Signori, la grafica... Ecco, qui nella discesa ho sentito un po' di vuoto nello stomaco, in questa piccola discesa. Adesso proveremo ad aumentare il passo, però mi devo un attimo abituare. È la prima volta che uso un visore, quindi l'esperienza è quella. Vedi, nei cambi di direzione, nonostante sto andando piano, ho un po' di motion sickness, Quindi andiamo per gradi. Cioè, raga, allora un'altra cosa che noto, grazie probabilmente al campo visivo, io la pista la sento molto più larga rispetto a quando giocavo magari col TV. C'ho una voglia di tirarla sta... Minchia, mo la tiro. Me ne frega. Piuttosto sbocco, guarda. La tiro, la tiro. Vai. Vado come un fulmine. No, 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 no.
Sono senza gli aiuti, eh. Mamma mia, ragazzi. L'ho pagato 600 euro. Solamente 600. Te ne davo il doppio, te ne davo. Te ne davo il doppio. Sento molto il senso di nausea, raga, eh. Sapete che sono molto diretto quando vi dico le cose. Sì, sento il senso di nausea, però essendo che non ne ho mai usato uno, magari per quello. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Oddio. Scusate per la mia guida. Oh, non voglio schiantarmi, sono qua a sbocco, eh. Dopo un crash test proviamo a farlo. Mamma mia. Ci facciamo un giro completo se arrivo intero. Oddio. No, 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 no. Porca Eva. È assurdo, raga. È assurdo. Ho problemi di nausea, specialmente nelle discese e nelle salite. Per il resto, per ora, piano piano mi sto abituando. Non riesco neanche a concentrarmi con quale marcia sto guidando. Che è che lo posso vedere perché ho qui ho il display. Sono veramente dentro una macchina, raga. Ripeto, sento molto. No, 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 no. Oddio, ho il muro. Porca Eva. Piano, piano. Ho tirato al muro. Allora, io in questi giorni ho letto tipo, diciamo, delle anteprime, no? Tipo le testate giornalistiche ricevono il visore prima. E sentivo che parlavano, diciamo, dell'effetto zanzariera che poteva dare il primo visore, no? Il primo visore di PlayStation. E dicevano che si sentiva anche su questo, cioè che si vedeva una zanzariera. Raga, io non vedo nessuna zanzariera, non vedo. Oddio. Certo che poi vai a vedere quanto hai speso tra visore, 600 euro, anzi ho dovuto comprare il bundle con Horizon, quindi sono 650, la console 500, anzi in realtà è costata 7 qualcosa, volante 450 euro, cambio ad H 150, mamma mia che senso di nausea in sta curva. Fammi vedere i terci. Ah, queste sono le quattro frecce. No, vabbè, sì, io. Mamma mia. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando, cavolo? Avverto tantissimo la nausea se sposto lo sguardo. Adesso, come vedete, per ora sto guardando solo dritto. E sì, in effetti, se sposto lo sguardo, l'avverto subito. Però, dai, non sta andando così male in realtà, eh. Considerando che non sono abituato. Forse si poteva regolare un po' meglio perché vedo sfocati in questa zona. Ma non è un problema del VR. Va regolato meglio con la distanza delle lenti. Mamma mia. Purtroppo in una pista come questa qui non è che hai tanto da guardare. Cioè, raga, quando io guardo qui mi guardo le braccia. Sembrano mie le braccia. Quello è il bello. Posso vedere lo specchietto? Minchia, è nitidissimo, raga, lo specchietto. Io non so come lo vedete voi. No, vabbè, è incredibile. Ha senso di... Mamma mia, qui nella discesa. Oh, ma sei impazzito. Minchia, raga, ma la sento come se la stessi facendo veramente quella curva. È incredibile. Adesso proviamo anche di notte. Devo vedere bene. Mamma mia, che senso di nausea pazzesco in alcune curve, eh. Non durerà molto come video perché lo devo far uscire, visto che sto registrando la sera.
Naturalmente oggi ho lavorato, quindi il tempo è quello che è. Vi renderizzo tutti in 4K. Naturalmente vi ricordo che il visore ha una risoluzione di poco superiore al 4K a 120 Hz. Anzi, in realtà, porca Eva, cioè, qua per chi deve driftare, cioè, non lo so che cazzo può combinare, perché è stupendo. Abbiamo l'HDR, abbiamo uno schermo LED, anzi in realtà due schermi OLED, uno per occhio. Mamma mia. No, 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 non la girare. Aspetta, voglio provare a fare una cosa. Cioè, scusami, se io ho colpito il microfono forse, se io volessi provare a fare la retro, cioè io mi giro così. Non ci credo. Questo è un motore Ferrari. Cioè, posso vedere tutto. Aspetta, vediamo quanto posso andare lontano. Allora, fermo qui. Aspetta, aspetta, qual era il freno a mano? Ok, perché io qui vedo il pulsante start engine. Ho capito, ma quale engine? Cavolo, peccato questo. Vediamo in altezza. Vabbè, dai, più o meno ti fa andare. Forse si può regolare di più sulla distanza, che comunque non è male, Però, cioè, ho tutti i manettini qua, raga. Ho tutto. Posso alzare qui il finestrino, abbassarlo. Cioè, sì. Raga, questo corpo è mio, è quello il bello. È quello il bello. Minchia, ero in retro, occhio, che fammi i danni. Qua, adesso, io il teorico della patente l'ho passato. Minchia, qua mi abito col cambiadacca, le manovre, i parcheggi, raga. Posso fare i parcheggi per quando dovrò fare il pratico. No, il giro l'ho completato. No, adesso tiro veramente, dai. Tiriamo veramente. Mamma mia. È solo questione di abitudine comunque, Io sono uno che soffre la macchina, specialmente se sto seduto dietro. Scusate il rutto, ragazzi, ho appena mangiato. Non sono uno che fa queste cose, ma cioè, lo sento proprio mio il volante, capito? È quello il bello. Lo sento mio il volante, la sento mia la macchina. Ecco, pure che mi vada per campi. È incredibile, guarda. Non riesco a tirarla ancora bene perché non ho tanti riferimenti. È proprio una questione di abitudine. Ho colpito ancora il microfono, scusate. Oddio, credo. Ecco, quando colpisci il cordo, non mica sembra che ti hanno sparato una ruota. per il sobbalzo che vedi. Ma quanto stiamo andando? Oddio, la strada, Mick, la strada. Dove la vedo la velocità? Ah, sono a 2,40 quasi. Signori, il futuro! Non lo compro più il TV. Ma che cavolo, devo spendere soldi in una TV? Ma vaffanculo tu la TV, guarda. Andiamo. No, vabbè, dai, piano piano mi abito. Minchia, ragazzi, sono nel parcheggio. Purtroppo non è come assetto corsa, di là non ci puoi andare. No, vabbè, signore, no, devo fare un parcheggio, raga. Io però non ho la patente, quindi non, cioè, com'è che si fanno i parcheggi qua? Allora, innanzitutto metto la retro. Ah, mi riposiziona perché non ho cambiato le impostazioni. Gioco maledetto. Bello batteria, ma che cazzo me ne frega a me della batteria. Adesso riproviamo di notte. Magari stessa auto, dai, le auto ce le teniamo. Cioè, il cambio auto ce lo teniamo per un altro video. Voglio mettere di notte stavolta. Allora devo andare su impostazioni. Cosa vogliamo provare? Un M3? Questa ha il cambio ad H, però non è tanto veloce. Vabbè, pazienza, dai, proviamola. Allora, occhio, il cambio ce l'ho qua. No, vabbè, no, vabbè, assurda. No, aspetta, aspetta un attimo. Ferma tutto. Ok, l'auto si spegne perché non ho la frizione premuta. Cioè, è assurdo, raga. Sono dentro una BMW M3 E30. Ho il cambio. Naturalmente i rapporti sono posizionati in modo diverso. Tipo la quarta, dove sono in terza qua. Boh, che cazzo ne so, non me lo dice. Ah, lì ho marce tutto, mica manco me ne ero reso conto. Ma vabbè, niente, senti, no, andiamo. Scusate, non ho la patente, ancora devo abituarmi. Che figura di merda. Mamma mia. Le luci qua com'erano? Terci.
Cioè, vabbè, incredibile, raga. Ah, è quella completa. È quella completa. Simulazione completa, raga. Cioè, meglio di questo non esiste. Ho lo specchietto retrovisore, gli specchietti. Occhio. No, vabbè. No, vabbè. È assurdo. Ragazzi, scusatemi un attimo, ho dovuto interrompere il video. Era sceso mio padre insieme a mia madre. Lo voleva provare, cioè, capitela, non c'è nulla di male. Qua siamo praticamente anche più della realtà. E naturalmente ho dovuto interrompere. È stata male subito, Sia mia madre che mio padre, cioè, proprio appena muove lo sguardo, diceva che si sentiva male. Tiralo, sto BMW, tiralo! Che siamo al Nürburgring! Non perdona! Mamma mia! Cioè, raga, quando giro e guardo le curve, mi sento ancora di più come se fossi nel gioco. È incredibile, raga, è incredibile! Il bello è che sono anche talmente euforico che non sento più neanche il motion sickness, a parte in rari casi. E tiralo, sto BMW, tiralo! Oddio, cos'è che ha scoppiettato? Ah sì, scusate, mio cugino ha messo mani all'assetto e mi sa che mi ha cambiato anche lo scarico. Gli ho detto non me lo cambiare che poi mi fermano al posto di blocco. Niente, lui me l'ha cambiato comunque. Non è omologato. E vabbè, pazienza, pagheremo la multa quando arriverà. Sempre se non ci seguo. Guarda, raga, cos'è che sto toccando qua? Non lo so. Ma vogliamo provare una derapatina? Non ci credo. Mamma mia, no, raga. Devo cercare l'infortunio al lavoro. Devo cercare l'infortunio, raga. No, oh, piano. Sono troppo euforico, non riesco a concentrarmi alla guida. Se vedete che faccio cappellate, è per quello. Minchia, senti lo scaricozzo. Adesso proviamo a intraversarla un pochettino. Non sono bravo, però almeno. Oddio, mamma mia. No, piano. Piano. Mamma mia. Allora, prima quando stavano provando i miei genitori, ho dato uno sguardo. Scusate, sono veramente troppo. Ok. E ho provato a dare uno sguardo mentre provavano loro, no? Raga, non rende come lo sto vedendo io. Mi dispiace, cioè io mi trovo veramente in pista su un M330. Non potete capire neanche se renderizzassi il video in 4K. Cioè è proprio una cosa che non potete capire. Occhio. Piano. No, raga, preparatevi, usciranno video a manetta, C'è la qualità del gioco, raga, è assurda. Siamo sulla cazzo di console, siamo sulla cazzo. Cioè, non ha nulla da invidiare ai visori PC, Ma va che è incredibile. Minchia, quindi la discesa avverto sempre uno stato di nausea incredibile. Solo nelle discese però, E in qualche curva stretta tipo questa. Questa andava fatta in seconda, ma me ne sbatto il cazzo di come sto guidando. Devo divertirmi. Tirala! Fammi dei terci. Minchia, devo provare con la pioggia. Minchia, sbocco di più con i terci attivi. No, signori.
Io il visore della prima PlayStation, cioè il primo visore di PlayStation 4, non l'ho provato, ma in ogni caso non credo possa arrivare a questi livelli. Oddio, occhio. Mamma mia, che casino. Sono troppo euforico, raga, giuro, non riesco a concentrarmi. Ma, piccola domanda, ma se io cambiassi visuale cosa succede? Ah, non puoi, non ci sono altre visuali. Questo è il freno a mano. No, non ci sono altre visuali, pensavo di sì. Secondina. No, non mi sono messo il cavo dietro. Cazzo, vedi l'incidente. È incredibile. Cioè, raga, io sono... Cioè, voi non capite... Io sono dentro un M3-30! È questo che non capite! Guarda che bello il mio nuovo macchinone! C'ho pure la... Ah, c'ho pure l'alettone! Ma non gli avevo detto di me... niente. Oh, gli ho detto non metterlo e lui me lo mette. Ok, posso vedere lo specchiettino. Così sembra un novantenne alla guida. Tutti gli spinotti qua, i tastini, ma... Vabbè. Tiriamo sto BMW, dai. Oddio! No, dai, raga, mi abituerò al motion sickness. Dai, sono già confident. Sono già confident. Mi sento già molto confident. Aspetta, aspetta, voglio provare a fermarmi davanti a qualcuno. Mi dispiace. Ah, non si vede bene. Aspetta. Oh, oddio, si è spenta la mano. Non sono abituato. Mi dispiace, c'è chi ha fatto i soldi e chi è sottopagato, hai visto? Io me ne vado, ciao bello, è stato un piacere. Passa da me, se vuoi ti faccio fare un giro sulla mia nuova macchina. Oddio. Sì, vedete che ogni tanto mi aggiusto gli occhiali perché... Gli occhiali, il visore... Devo stringerlo meglio. Dietro c'è il pulsantino. Mamma mia, ma io non ho capito di quale effetto zanzariera stanno parlando. Cioè, io non lo vedo, raga. Io vedo tutto nitido. Ma completamente. Cioè, col cambio d'H, volante, postazione, raga, sembra di essere veramente lì, eh. Adesso non voglio scoraggiare chi magari ha solo il volante appoggiato, cioè appoggiato, fissato alla scrivania. Ma vi assicuro che la postazione fa di più, eh. Fa, secondo me, un buon 40% del lavoro fa. Minchia, come scoppietta. Guarda come puoi guardare bene le curve. Ecco, rifacciamo un attimo il carosello. Minchia, raga, prima sono sceso e stavo sboccando. Minchia, lo senti l'avvallamento, lo senti. Porca Eva, se lo senti. Uso poco lo sguardo, abitudine, raga, è abitudine. Minchia, il cielo è stupendo, cazzo, eh. Minchia, hai proprio il pieno controllo della macchina, Adesso, quando passerà l'euforia, guiderò sicuramente meglio. Però sono troppo... troppo euforico, raga. Non riesco a trattenermi. Dannate marce. Devo comprarmi l'adattatore qua per ridurre la corsa del cambio. Ogni volta vado in N, vado. No, non mettere la quarta, che questo è per... Minchia. Le discese, raga. Le discese sono il problema. Le discese sono il problema. Perché non sei proprio abituato, capito? No, no, oh, oddio, no. Oddio, vabbè, dai, ci penserà mio cugino. Un po' di nastro. E togliamo la botta. Mamma mia, signore, quanto è suggestiva la notte. Oddio. Porca Eva. Tutto il gioco, da quello che dice l'aggiornamento, è completamente utilizzabile. Poi proveremo.
Cioè adesso noi con le prove in pista ci fermiamo qua. Adesso completo il giro. Arriveranno video a stecca, raga. Cioè c'è un cazzo da fare. Dai, però inizio ad avvertirlo sempre meno il senso di nausea. Pensavo molto peggio. Perché poi ve l'ho detto, sono uno che la soffre la macchina. Cioè se non sto seduto davanti, se non sto seduto davanti la soffro la macchina. Oddio, piano piano. Minchia, il pieno controllo della macchina. Il pieno. Cioè senti molto meglio quando... Allora, Gran Turismo è sempre stato criticato, non si riesce a capire quando l'auto sta partendo. È vero, non dico di no. Con questo non hai più problemi, lo capisci subito quando l'auto sta partendo, Cioè qua chi sa driftare non esce più di casa, raga. Chi sa driftare non esce più di casa. Si diverte a giocherellare con le controsterzate. Mamma mia, adesso un tentativo di parcheggio lo facciamo, Adesso che sono col cambio ad H. Cioè, guarda lì il chiaro... Ma no, vabbè. È assurdo, cazzo. Cioè, proprio ti immedesimi con il corpo, capito? Il braccio qua appoggiato al volante è mio. Magari perdi un po' quando ti muovi, capito? Nel senso, perdi... Come posso spiegarvi? Il senso che questo braccio qua sia tuo, quello appoggiato al volante. Ah, è vero che questa non è la variazione... Tracciato turistico. Quindi non ho il parcheggio. Aspetta, vediamo i pit stop. No, allora, se me li hanno lasciati che entro e vedo la visuale così, basta. Cerco l'infortunio sul lavoro domani. No, vabbè, signore. No. Scusate, ho colpito di nuovo il microfono. La schermata diventa piatta qui nei box. Peccato. Peccato, cioè vedi, non mi posso girare perché la schermata rimane al centro. Cavolo però, sta cosa non è tanto bella. Avrei preferito girare per conto mio. Scusate per tutte le botte al microfono, ma non vedendolo. Minchia, è vero raga, ma io mi trovo all'Urburing adesso, voi no, ma guarda. Io non ci posso credere. Non finisce più sto video. Arriverà notte tarda questo video, raga, perché adesso saranno tipo le 9 di sera. Il tempo di renderizzare tutti in 4K. Cioè, raga, non potete capire finché non lo provate. Cioè, quello che voi state vedendo non c'entra niente con quello che sto vedendo io. Raga, io sono veramente dentro una macchina. È incredibile, cazzo, è incredibile. Adesso c'è sicuramente il riposizionamento. Cioè, sto girando, raga, io... È quello che non riuscite a capire. Non lo potete capire se non lo provate. Io sto... Sto dentro la macchina. È quello che non potete capirlo. Non potete capirlo. Tu starai vedendo il video sul tuo TV 85 pollici 8K. Non puoi capire quello che sto vedendo io. Cioè, io voglio girare in questa traversa. Io prendo e giro, vedi? Sì, sono andato per campi perché è tutto buio, non si vede la strada. Cioè, per dirti, io adesso posso prendere un tracciato, andare in un parcheggio e driftare, capito? Perché sono io che sto guidando, sono io! Aspetta, voglio provare... Allora, il lato negativo, questo è sicuramente senso di abitudine, è quando giri tanto il volante magari perdi un po' l'orientamento, però presumo sia solo questione di abitudine. Devo provare una retro però, aspetta. Poi chiudiamo il video, raga, se no non esce più. Devo provare una retro. Allora, metto la... Ah, perché non sono fermo. L'auto va avanti, naturalmente, perché siamo in discesa. Sì, non sono abituato, raga. Però vedete, più o meno...
si riesce. Naturalmente chi ha la patente, queste cose le fa tutti i giorni, però sono riuscito. Ragazzi, non ho neanche intenzione di togliermi il visore, non voglio guardarvi negli occhi. Il video finisce qui. È assurdo, cioè, compratelo, raga. Allora, io non sono uno che guadagna molto. Ho la fortuna di, tra virgolette, di vivere ancora con i miei. Mi sono potuto permettere questa spesa. Ragazzi, si campa una volta sola in questa vita. Il mio consiglio è compra questo visore, compralo.